Siamo, eccoli qua, tutto qua, perfetto. Dunque si comincia a premiare la sesta classificata Miss Thermal Institute. Per premiarla vorremmo Stefano Rossi. Ecco, arriva, un applauso anche per lui. Prego, questa è la fascia da consegnare. Salve, come andate? Le è piaciuta la sezione? Sì, mi sono divertito, molto piacevole. Bene, naturalmente. Bene, ci siamo. Allora, rimanga qua, perché adesso io andrò a dire il numero naturalmente della sesta classificata, Miss Thermal Institute, è la numero 11, Beatrice Turini. Speriamo che senta come in bocca al lupo, Miss Italia, l'Italia, capito? Si rimaniamo sempre in terra. E allora vediamo a chi va questa fascia, lei rimanga pure qua. Ve lo dico subito, la quinta classificata Miss Interflora è la numero 2, Erika Maniscalco. Tricologica. Per premiare vorremmo la signora Nadia Carlini, titolare del salone di acconciature Stil Nuovo in via Francesco Ferrer Ventura, città di Castello, in rappresentanza di Tricologica. Eccola qua, buonasera, ben trovato. Mi è piaciuta la selezione? Ragazze? No. Tutto bene, eh? Bene. Allora rimanga qua e vediamo chi è. Attenzione, perché la quarta classificata Miss Tricologica è il numero 16, Martina Cecchi. Terza classificata per premiare la fascia da consegnare alla terza classificata, che la terza classificata Miss terza classificata è la numero 3, Carlotta Comparini. Seconda classificata, Miss Rocchetta Bellone, per premiarla un'altra Miss. Lei ha vinto il titolo di Miss Umbria 2007 ed è Martina Zoi. Eccola qua, facciamo un bel applauso a Martina. Martina, ben trovata. Eccola. Senti, che emozione vedere queste ragazze che hanno già fatto un tutto percorso, eh? L'emozione è grande, perché comunque sembra di tornare indietro nel tempo, sono 9 anni fa, quindi comunque resta comunque una grande emozione come quel giorno lì, che non lo scorderò mai. Beh, comunque siamo qui a Sansepolcro, quindi prima volta non l'avete mai fatta, giusto? No, quasi a Sansepolcro non l'abbiamo mai fatta come selezione, quindi è anche un piacere e un onore farla come oggi, un giorno particolare. Quindi abbiamo anche come Miss, quindi siamo a posto. Sono contenta di esserci, mi fa un sacco piacere. Bene. E allora vediamo, perché la ragazza, seconda classificata, riceve in omaggio anche un omaggio appunto firmato Rocchetta. E quindi mi sposto, Martina rimane pure qua.
La ragazza seconda della sfilata, Miss Rocchetta Bellezza, è la numero 15, Alessandra Tassi. Grazie Martina, so che tu vuoi fare la presentatrice, per cui mi raccomando, il prossimo anno avrai qualcuno per presentare. Dunque, sei arrivata la prima classificata di quest'oggi, quindi Miss Sansepolcro. Per premiarla avremo Luca Galli, vice sindaco al comune di Sansepolcro, e la signora Cristina Scaranello dell'agenzia di viaggi Last Minute Tour, e via aggiunti Niccolò numero 2 a Sansepolcro, per la presentanza quindi di Alpitour, e la vincitrice riceve anche gli omaggi di Alpitour. Eccoli, buonasera. Allora, signora, allora, lei è piaciuta la serata? Sì, certo. Piaciuta. A lei? Sarà molto bene. Però anche per noi. Sicuramente, ora è un po' caldo, ma tanto non sono in costume, quindi va bene. Pensate che delle volte viene fatta nelle serate in piazza, quindi insomma fa anche freddo, invece qua si sta bene in costume. Vediamo chi è la prima classificata, che accederà diritto alle prefinali regionali. E quindi, attenzione, perché la prima classificata Miss Sansepolcro per il pubblico è il numero per voi guarda là, ognuno dice la sua, giustamente. E allora attenzione, perché la prima classificata, Miss Sansepolcro, è la numero 13, Giulia Carboni. Ecco la prova, un applauso per lei. La fascia da indossare, prego. L'omaggio Alpitour, quindi prego, una dalla parte, una dall'altra per fare la foto. Ecco la corona. Perfetto, ci siamo. E allora, un ringraziamento naturalmente va ai giurati che questa sera sono stati presenti, grazie per essere stati con noi. Un ringraziamento ai tecnici audio e luci, un saluto all'agenzia Sirio Star, che da oltre 30 anni si utilizza il concorso di visitare la Toscana, l'Umbria e anche la Liguria. Naturalmente un applauso alla vincitrice e anche un applauso a tutte le ragazze che questa sera sono messe in gioco. Per cui, prima classificata, prego, seconda classificata sul palco, terza, quarta, quinta, sesta, e dal numero uno alle altre a seguire, prego. Ecco qua il saluto delle ragazze del corso di Miss Italia, qui a Sansepolcro. Grazie per essere stati con noi questo pomeriggio e l'appuntamento naturalmente per la prossima selezione del corso di Miss Italia in giro per la Pescara. Invece da Raffaello Zanieri. Ciao!